Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Tanti punti oscuri nella vicenda della morte del piccolo Vincenzo a Palazzola Crede. Si indaga sulla tempistica dei soccorsi e sulla responsabilità della sorveglianza dei bambini. Intanto il centro Rampi chiede ancora una legge per la messa in sicurezza dei pozzi. Sono due gli indagati per la morte di un operaio avvenuto in un cantiere di Canicattini, l'Agrigentino, l'ennesimo dramma che aggiorna tragiche statistiche. Condannato a 10 anni di reclusione, aveva fatto perdere le tracce di sé. A Catania la polizia ha catturato un trafficante di droga al culmine di un inseguimento. Ferisce a coltellate il fratello colpendolo più volte al collo. Degenera la lite fra due colombiani a Catania, finita davanti a un fast food del centro. Entra nel vivo l'estate del 2024 con temperature da bollino arancione nel weekend in Sicilia. Siamo andati ad ascoltare i propositi dei bagnanti fra amanti della tinterella e quelli che preferiscono il relax e il buon cibo. Antonio Caprarica, giornalista da sempre conoscitore della vita inglese, riassume i punti di contatto fra l'isola britannica e la nostra regione e ammette: preferisco le bellezze della Sicilia. In 40.000 a Messina per ultimo, 3 ore di concerto e tanto entusiasmo per il giovane fenomeno della musica italiana. Calciomercato, il Catania ha un nuovo portiere in casa Palermo, il primo acquisto potrebbe essere un difensore, solito stallo societario a Messina. Ben ritrovati, apriamo dunque ancora con la tragedia a Palazzolo Acreide. Si continua ad indagare sulla morte di Vincenzo, il bambino di 10 anni caduto in un pozzo artesiano. La procura vuole anche verificare la tempistica dei soccorsi, chi era responsabile della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza. I vigili del fuoco intanto smentiscono i ritardi. Sentiamo Emanuela Corsi. Proseguono le indagini della procura di Siracusa per chiarire la dinamica della tragedia di Palazzola Acreide, dove il piccolo Vincenzo ha perso la vita cadendo in un pozzo artesiano. I carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo nella zona dell'incidente con la procuratrice Gambino e il sostituto Viscardi hanno già sentito i piccoli testimoni che partecipavano alla visita nella fattoria didattica, che avrebbero però fornito versioni diverse sull'accaduto. Secondo alcuni, il bambino sarebbe salito sulla copertura del pozzo e, saltandoci sopra, avrebbe sfondato la botola precipitando giù. Altri avrebbero riportato un diverso racconto dei fatti. Le prime risposte potrebbe darle l'autopsia, che sarà eseguita la prossima settimana. Con l'esame medico legale ci sono anche i primi indagati per omicidio colposo. 6 educatori che accompagnavano i bambini nella visita e Giuseppe Giardina, proprietario della struttura. Si tratta di un atto dovuto che consente alle persone potenzialmente coinvolte nella morte del bambino di nominare i propri consulenti per assistere ad un atto tecnicamente irripetibile. Al vaglio della procura c'è anche la posizione della volontaria che si è subito calata nel pozzo per soccorrere la vittima di appena 10 anni. Nelle prossime ore saranno sentite altre persone per chiarire chi era responsabile della sorveglianza dei bambini e se il pozzo fosse stato messo in sicurezza. Resta da valutare anche il racconto di Salvatore La Rosa, un uomo che abita vicino all'area della tragedia, secondo il quale ci sarebbero stati dei ritardi da parte dei soccorritori. La procura vuole fare luce sulle tempistiche, anche se il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, tramite una nota, ha puntualizzato che il personale è arrivato sul luogo dopo soli 10 minuti dalla chiamata e non dopo ore. Intanto tutto il paese si è stretto attorno alla famiglia. Centinaia di persone hanno preso parte alla veglia di preghiera per Vincenzo nella Basilica di San Paolo. La mamma del bambino affida ancora a Facebook il suo dolore e scrive: siamo morti con te dentro quel pozzo. Dopo la tragedia nel Siracusano, dove ha perso la vita Vincenzo, il centro Rampi, in memoria del piccolo Alfredo, morto in circostanze simili negli anni 80, torna alla carica e chiede una legge sulla sicurezza dei pozzi. Francesco Loi. Nel nostro paese, proprio grazie al sacrificio di Alfredino, è cresciuta molto la cultura della prevenzione, dell'attenzione e della protezione civile. Vincenzo come Alfredino, Palazzolo Acreide come Vermicino. Due brutte storie con lo stesso finale. 43 anni dopo la tragedia che tenne col fiato sospeso l'Italia intera, però c'è ancora tanto da fare. C'è ancora largamente diffusa un'incuria, una mancanza di attenzione. E sempre nel Siracusano, 43 anni fa, morirono due fratellini. Antonino e Salvatore, 9 e 7 anni, annegarono in un pozzo profondo 20 metri. Drammi da non dimenticare, per far sì che non si ripetano più.
come mettendo al primo posto la prevenzione. Realizzare una copertura dei pozzi, una legge chiara che realizzi questo, ma accanto a questa anche una prevenzione che è la formazione. Eh sì, formazione è un'altra parola chiave, perché è fondamentale anche insegnare ai bambini come comportarsi, mettendoli a conoscenza dei possibili rischi. Questo è quello che noi realizziamo quotidianamente, silenziosamente. A Palazzolo Vincenzo si stava divertendo, era ad un campo estivo, una giornata di gioco che gli ha strappato il futuro. I bambini possono e devono esplorare, conoscere un territorio nel quale arrivano per la prima volta e ed essere ovviamente vigilati da adulti competenti e attenti. E sono due gli indagati per la morte del giovane operaio avvenuta a Canicattì nell'Agrigentino, l'ennesimo incidente sul lavoro che alimenta tragiche statistiche. Davide Sardo. Almeno due persone sarebbero state iscritte al registro degli indagati per la morte del 21enne Angelo Giardina, schiacciato da un carrello elevatore che stava manovrando in un cantiere a Canicattì. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Le indagini sono state affidate ai carabinieri all'opera soprattutto per riscontrare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione. L'intera area è stata sottoposta a sequestro. Giardina lavorava da una settimana per un'azienda che produce e commercializza manufatti in calcestruzzo in via Vittorio Emanuele nella periferia nord di Canicattì. Al vaglio degli inquirenti anche i video delle telecamere di sorveglianza che avrebbero registrato l'incidente mortale. Il sindaco Vincenzo Corbo ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali. La Sicilia, con 9 vittime nei primi 3 mesi del 2024, vede diminuire l'incidenza dei casi passando dalla zona arancione ad una meno grave, la gialla. L'indagine è stata elaborata dall'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente. Nel dettaglio, Agrigento, Palermo e Trapani si trovano in zona rossa, mentre Catania e Messina sono in zona gialla e in zona bianca le province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Siracusa, tutte con un'incidenza di mortalità pari a zero. Folle fuga per le strade catanesi, preso un latitante di un clan che doveva scontare oltre 10 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Eva Spampinato. Un inseguimento folle per le vie di Catania a bordo di uno scooter con la targa contraffatta. Lui, un latitante pregiudicato anche per rapina a mano armata, storicamente legato al clan Cappello Bonaccorsi e parente di Concetto Bonaccorsi, già al vertice della famiglia dei Carateddi, voleva fuggire dai poliziotti che lo cercavano da giorni. Maurizio Valenti, 50 anni, per sottrarsi al carcere, doveva scontare più di 10 anni, da oltre un mese si era reso irreperibile allontanandosi dalla propria abitazione, dove era ai domiciliari. Gli investigatori lo cercavano e sapevano che si nascondeva tra i quartieri di San Cristoforo e San Berillo Nuovo, usando uno scooter scuro per gli spostamenti. Dopo giorni di estenuanti ricerche, nel corso dell'ennesimo appostamento, i poliziotti lo riconoscono in lontananza, mentre si trovava in corso Indipendenza. L'uomo inizia la fuga. Per raggiungerlo, due dei poliziotti, anche loro a bordo di uno scooter, prendono una rampa di scale in discesa, cadono dal mezzo, ma riescono comunque a tagliare la strada al fuggitivo e a bloccare. Valenti è stato arrestato e portato in carcere. In passato era finito in manette nell'ambito di diverse operazioni della direzione distrettuale antimafia, ultima delle quali la Camaleonte del giugno 2020, nell'ambito della quale la squadra mobile aveva inferto un duro colpo agli assetti del vertice del clan Cappello Bonaccorsi. Ferisce a coltellate il fratello colpendolo più volte al collo. La lite tra due colombiani, 39 e 29 anni, iniziata a casa e finita davanti a un fast food di Catania in piazza Santa Maria di Gesù. È stato il titolare del locale a trovare la vittima sanguinante e a chiamare il 112. L'uomo, con un'emorragia in corso, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro in ambulanza, sebbene in stato di shock, è riuscito a fare agli investigatori il nome del fratello, che è stato rintracciato e arrestato poche ore dopo mentre rientrava a casa nella zona del Fortino con una mano fasciata per coprire una ferita da taglio. Gli investigatori hanno trovato nell'appartamento tracce di sangue e due coltelli ancora sporchi di sangue. La vittima non è in pericolo di vita.
tenta di prendere a calci la compagna nel tentativo di provocarle un aborto. Una donna di 34 anni di Randazzo, nel Catanese, ha denunciato il comportamento violento del compagno, 25enne, avvenuto almeno due volte mentre era al secondo e al sesto mese di gravidanza. La donna ha chiamato il 112 chiedendo aiuto e, nonostante la comunicazione fosse stata più volte interrotta dall'uomo, i carabinieri sono riusciti a localizzare l'abitazione. Per l'uomo dedito al consumo di alcol e droga e alla ludopatia è scattato il divieto di avvicinamento e del braccialetto elettronico. Cambiamo argomento, manca ancora tanto da fare per Agrigento, capitale della cultura, a partire dai parcheggi della Valle dei Templi, non certo all'altezza. Davide Sardo. Il conto alla rovescia è ormai iniziato. Nella macchina organizzativa che porterà Agrigento a rivestire per un anno il titolo di capitale della cultura mancano ancora tanti ingranaggi. Tassello importante anche i parcheggi della Valle dei Templi, sito che attira ogni anno quasi 1 milione di visitatori e che nel 2025 potrebbe superare questa soglia. Per le guide turistiche la struttura non è sufficiente. Noi abbiamo bisogno di più spazio, anche perché Agrigento 2025 si avvicina, mancano 6 mesi, avremo molta più gente, quindi bisogna aumentare la capienza dei parcheggi e anche risistemare le zone di ingresso degli stessi parcheggi per, diciamo, realizzare le opere che possano permettere ai turisti di accedere e uscire dagli stessi parcheggi in sicurezza. Insufficienti, ma anche sterrati, perché la soprintendenza non autorizza la pavimentazione. Più volte l'associazione guide turistiche ha chiesto alla direzione del parco di mediare per trovare una soluzione. A fronte dei prezzi per posteggiare, sicuramente non modici, visitatori e turisti lasciano l'auto tra polvere e sabbia, senza pensare che quando piove i parcheggi si trasformano in veri e propri pantani. Autonomia differenziata, una riforma di cui si parla tanto ma che in pochi conoscono nello specifico. Sarà questo il tema dell'ultima puntata della stagione del Punto, l'approfondimento di Telecolor curato e condotto dal collega Luca Ciliberti, che andrà in onda oggi alle 14.30 su Telecolor e in replica alle 21.30 su Antenna Sicilia. Con lui in studio i deputati nazionali Carolina Varchi di Fratelli d'Italia, Anthony Bagallo del PD e Giuseppe Castiglione di Forza Italia, e poi il deputato regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Sunseri e i giornalisti Michela Giuffrida e Antonio Condorelli. Approfondimenti curati da Simona Mazzone, non mancherà la satira di Totò Calì. L'estate del 2024 è ufficialmente iniziata. Bollino arancione oggi a Palermo, domani a Catania e Messina, al mare per sfuggire dalla frenesia della città, per rilassarsi e per fare un bel bagno rinfrescante. Sentiamo Desire Ferlito. Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare. C'era una volta la vacanza in stile, stessa spiaggia, stesso mare, per dirla come una vecchia canzone. Ma oggi i siciliani al mare cosa cercano? Un po' di tranquillità e di relax. Tranquillità, pace, serenità e cercare di togliere un po' di spazzatura che sia in testa. La prima volta è per lui, quindi volevo che si facesse questa esperienza. Il suo primo anno è la prima volta che vede il mare. Pronti solarium, aperti gli stabilimenti balneari, le spiagge tornano ad affollarsi nel secondo weekend estivo. Al mare per rilassarsi, per far giocare i bimbi o per staccare qualche ora dalla frenesia della città. E poi ci sono gli irriducibili della Tintarella e chi ha lavorato tutto l'inverno per mostrare una splendida forma. Questa è la tipica abbronzatura selvaggia, si chiama. Sì, io vado al mare tutto l'anno. Qui oggi sono per caso. Però di solito vado alla playa, ecco, questo è il sole della playa. Il sole della playa? Sì, per chi lo volesse sapere. Si viene al mare perché, signora? Perché io vengo tutto l'anno, perché adoro il mare e qua a Catania siamo sempre state. San Giovanni Niguti soprattutto forever. Sta ballando, non la vorrei interrompere. Affollatissima la spiaggia di San Giovanni Licuti, il popolo catanese ne approfitta per un bel bagno al mare rinfrescante. Com'è l'acqua? Come diciamo qui a Catania, come il torrone,
bella fresca, ma che ti rivitalizza e dona energie per affrontare la giornata. L'estate dunque è ufficialmente iniziata e naviga veloce. Fine settimana all'insegna del caldo, fra le 16 città italiane contrassegnate oggi con bollino arancione c'è Palermo. Domani invece il bollino passa anche a Catania e Messina. Le abitudini dei catanesi al mare non cambiano. Ma Stev dell'estate è un tuffo bomba che diventa autoctono. Tuffo alla catanese. 1, 2, 3. Rispettiamo le nostre spiagge preferite e che sia una buona estate per tutti. Cioè, per quest'anno non cambiare? Stessa spiaggia, stesso mare, no? Sicuramente preparato. La Sicilia e l'Inghilterra, parliamo di due isole lontane ma unite da un ramo dinastico, i Normanni. Il racconto che sentiremo è di Antonio Caprarica, giornalista e scrittore che abbiamo incontrato a Taormina e che ci ha confessato: preferisco le bellezze della Sicilia. Eva Spampinato. Oh, ma guardi, i punti di contatto tra Sicilia e Inghilterra, come sa, sono innumerevoli, a cominciare dagli stessi padroni medievali, i Normanni, no? La monarchia che ancora oggi siede sul trono inglese è di origine normanna, così come Normanna era forse la più grande delle dinastie che ha regnato su queste terre e che ha lasciato un segno così straordinario in perituro. Ma sa che c'è stato perfino un matrimonio dinastico tra i Normanni di Sicilia e i Normanni d'Inghilterra, quindi i legami sono molti, però c'è qualcosa che grazie a Dio non è collegato: il tempo, la cucina e la bellezza, perché la bellezza siciliana è irripetibile. Io sono leccese e lei non so se lo sa, ma ad esempio Tancredi, il normanno conte di Lecce, fu l'ultimo aspirante re normanno, era un figlio bastardo dell'ultimo re, cercò di assicurarsi il trono, fu fatto fuori spietatamente dai concorrenti. Quindi sento veramente la Sicilia orientale un po' come casa mia e ci torno sempre con una grandissima gioia. Ha detto Tancredi, ovviamente viene in mente il Gattopardo. La massima del Gattopardo era cambia tutto per non cambiare nulla, ma secondo lei in Sicilia, oltre che in Italia, continua questa, vale ancora questa massima? Guardi, no, onestamente penso che anche noi italiani siamo cambiati molto. Non posso dire che siamo proprio uno di quei paesi centometristi del cambiamento, ma siamo quelli sulla mezza distanza, diciamo, ecco, i 10 chilometri. Piano piano ci arriviamo. La pagina dei concerti adesso, sold out al Franco Scoglio di Messina per Ultimo Fenomeno Musicale di questi anni. In 40.000 persone hanno preso parte in uno spettacolo di oltre 3 ore. Francesco Triolo. La semplicità e l'emozione, forse così si può spiegare il fenomeno Ultimo, in grado di riempire gli stadi. A Messina, al San Filippo, erano in 40.000 ieri sera a cantare le sue poesie. Arrivavano da tutta la Sicilia e dalla Calabria e lui ha risposto presente, si è detto innamorato della Sicilia, desideroso di regalare emozioni, anzi di restituirle. Il suo è stato uno spettacolo di oltre 3 ore, 30 brani senza un solo calo di tensione su un palco imponente, con oltre 600 metri quadri di LED, vuole addominare le retrovie ed un massiccio impianto luci, suggestivi visual ed effetti speciali pirotecnici. Il volume forte, il pianoforte, la sezione acustica, il ritmo, le pause, le storie. Una empatia che ha costruito con il pubblico un legame nato sin dal 2018 che attraversa le generazioni, madri e figli, padri insieme a cantare. Un viaggio che ha come gioia quella di cantare davanti ad un pubblico che ormai considera la sua gente. Sento che qualcosa cambia, se vivi e non sorridi più. Sento che perdo la calma. Ci fermiamo adesso, fra poco le ultime di calciomercato, fra poco. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport con il calciomercato in apertura. Ancora Catania sulla cresta dell'onda, il lituano Marius Adamonis, il nuovo portiere dei rossazzurri, attesa a breve l'ufficialità. Mercato bloccato in casa Messina, ambizioni importanti per il Trapani. Ci riassume tutto Sergio Colosi.
Il Catania ha un nuovo portiere, è Marius Adamonis, lituano di 27 anni, che con un accordo pluriennale si lega al club rossazzurro a titolo definitivo, proveniente dalla Lazio. La scorsa stagione 36 presenze in C con il Perugia. Furlan è in partenza, mentre Beters potrebbe fare il vice, oppure giocare in prestito con la Lucchese interessata alle sue prestazioni. Adamonis è il secondo colpo dopo l'arrivo di Gianluca Carpani, 20 reti nelle ultime due stagioni con la Recanatese. Il terzo potrebbe essere l'attaccante Filippo D'Andrea, punta del Cerignola da 16 gol e 5 assist. Solito immobilismo estivo del Messina targato Pietro Sciotto, eternamente indeciso se cedere o meno la società. L'ultima novità è la trattativa con un gruppo anglo-americano, l'unica certezza la conferma del tecnico Modica. Il Trapani ha proposto un biennale all'attaccante italo-senegalese Mamadou Kanouté, ex Avellino e l'anno scorso a Taranto, con 13 gol e 3 assist in 37 gare. Strategie di mercato ovviamente anche per il Palermo, che si appresta a essere una protagonista della prossima Serie B. Si allontana Van de Putte, rosanero ad un passo da Nicolau dello Spezia. Per l'attacco torna di moda il nome di caso Marco Gulla. Dovrebbe essere il difensore Nicolau il primo acquisto per il nuovo Palermo. L'affare con lo Spezia sembra arrivato alle battute finali. La trattativa con il club bianconero, nel frattempo in pole position sui rosanero Soleri e Aurelio, in uscita e in procinto di cambiare maglia, sarebbe in stato avanzato. Nicolau è pronto a risolvere i problemi della retroguardia rosanero dopo aver conquistato la Serie A con il tecnico Dionisi nell'annata trionfale di Empoli, e il Palermo sarebbe a un passo dal chiudere l'affare. Prossima settimana probabilmente la fumata bianca. Si riparte anche da due capisaldi come il portiere e l'attaccante. Desplanche e Brunori saranno i titolari inamovibili del nuovo Palermo. Morgan De Santis su Brunori non ha usato mezze misure, rispondendo alla domanda sul capitano con una sola frase: è senza dubbio al centro del progetto. Sarà dunque compito di Alessio Dionisi mettere Brunori nelle migliori condizioni per segnare tanti gol. Si è invece allontanato Van de Putte, ormai ad un passo dalla Salernitana. Per l'attacco torna di moda il nome di caso rosanero, che dopo il ritiro a Livigno giocheranno il 3 agosto un amichevole a Manchester contro l'Oxford. Dal calcio al calcio sulla sabbia, il beach soccer, due squadre catanesi in semifinale per la Coppa Italia che si sta disputando a Messina. Francesco Triolo. È il giorno delle semifinali all'Arena Beach Stadium di Capopelora a Messina, dove si disputa la fase conclusiva della Coppa Italia di Serie A del beach soccer. Protagoniste le squadre etnee, entrambe ieri hanno vinto le proprie gare dei quarti. Il Catania Beach Soccer ha vinto 4-1 contro la San Benedettese, con Kaik che si sta rivelando il crack della Coppa con 4 reti in 2 gare, mentre si è sbloccato l'azzurro Josep Junior. Diciamo che non sono quello più bravo a fare rovesciate, però con la rovesciata è uscita bene. E come hai detto te, è arrivato un punto importante della partita, perché quando va sopra 2 gol si dà più tranquillità. Stesso risultato per il Catania Football Club, che dopo 6 sconfitte nei precedenti con Pisa ha rotto il sortileggio qualificandosi per la seconda volta nella sua storia alle semifinali, dove oggi alle 20 affronterà Viareggio, mentre alle 21.15 il Catania Beach Soccer giocherà contro Milano, remake della semifinale della scorsa stagione che sorrise al Catania. In caso di passaggio del turno per i rossazzurri sarebbe la 14ª finale di Coppa Italia. È tutto per questa edizione, la prossima alle ore 20. Grazie per averci seguito e un buon pomeriggio.